Ragazzi, eccoci di nuovo sul mio canale. Come sempre sono ItalianGamers95. Oggi vi mostrerò come registrare con il programma OBS. È un programma per streamare su Twitch oppure su Hitbox, ma ha anche la funzione per registrare. Io adesso vi farò vedere le impostazioni per registrare i video, sia su schermo così desktop oppure i giochi. Andiamo su impostazioni, andiamo su codifica, mettiamo codificatore X264. Poi leviamo la spunta su utilizza CBR e mettiamo qualità 10. Mettiamo mix max bitrate 1500 se abbiamo un PC diciamo medio. Invece se avete un PC abbastanza potente potete anche mettere 8000. Qua mettiamo usa dimensione personalizzata del buffer con la spunta e mettiamo dimensione del buffer kilobyte 0. Qua lasciamo AC AAC 48 kHz 128 e stereo. Su parametri broadcast, come mettiamo sì, abbiamo live stream e solo su file. Noi mettiamo solo su file se vogliamo registrare, invece se vogliamo streamare live stream noi mettiamo solo su file. Impostiamo la destinazione della nostra cartella dei video. Qui su video mettiamo la nostra risoluzione e scala ridotta a nessuna. Qua mettiamo i fotogrammi al secondo che vogliamo, se vogliamo registrare a 60 fps o 30 fps. Su audio mettiamo dispositivo audio PC, le nostre cuffie o casse che abbiamo, e microfono mettiamo il nostro microfono. Poi su OK possiamo impostare i tasti start recording e stop recording. Su avanzate mettiamo qui su X264 CPU schema ultra fast, mettiamo sì. Poi su profilo codifica alto, qua intervallo per keyframe secondo, mettiamo 2. E poi qui noi, voi avete la spunta usa CFR. Voi la togliete e mettete parametri personalizzati. Mettete la spunta qui e inserite questo codice. CFR uguale 12. E poi mettiamo la spunta su consente ingresso 61-120 fps nelle impostazioni video. Se vogliamo registrare il nostro desktop, basta creare una nuova scena, aggiungi scena. Ok, poi su aggiungi scattura schermo per registrare il nostro schermo. Se invece vogliamo mettere un gioco, basta fare aggiungi cattura finestra schermo intero game, fare ok. E qua mettiamo il nostro gioco su applicazione e fate ok. Se invece il gioco che in questione diciamo non è schermo intero ma è in finestra, basta fare aggiungi cattura finestra, fare ok, e qui mettiamo la nostra finestra da catturare. Ok ragazzi, spero che questo video vi sia stato d'aiuto per i settaggi per la stream. Se volete vi farò un video a parte perché lì ci sono alcune cose da spiegare. E che dire ragazzi, seguitemi su Twitch che ogni tanto, cioè la sera, streamo qualcosina. Quindi se volete iscrivetevi anche su Twitch, iscrivetevi al mio canale di YouTube e followatemi anche su Twitch. Da ItalianGamers95 è tutto. Ciao a tutti.